c'era una volta a Stromboli il tappeto della settimana santa, il giovedì, la deposizione. Reposizione. E sai una cosa? C'è ancora. Adesso noi dobbiamo raccogliere queste erbe, poi le dobbiamo tritare e dopodiché le dobbiamo posizionare a terra. Purtroppo il soggetto non richiede l'utilizzo dei fiori, cosa che da noi è molto... è una cosa che... E c'è, ormai penso saranno più di 50-60 anni che si fa, ma siccome il soggetto non lo scegliamo noi, a seconda del soggetto scegliamo i materiali. Quest'anno, come negli ultimi anni, prevalentemente utilizzeremo piante, l'essenzio o il finocchio selvatico, e poi utilizzeremo delle polveri. Così facendo si spera che riusciamo a riprodurre un soggetto accompagnato poi da una frase particolare che abbia attinenza con il tema dell'anno. Con il tema dell'anno, scusate, mi pigliano in giro, io. Che sarebbe sorpresa. Va bene. Muoviamo una cosa qui. Vuoi spiegare cosa facciamo adesso? Ma te lo spiega Stella. Stella, adesso praticamente attacchiamo a terra i disegni, così che abbiamo una base per lavorare e non si spostano, infatti usiamo lo scotch. E da qui poi inizieremo a lavorare con le polveri. Dobbiamo prendere le quadrature così che vengano diritti e anche stirare il lavoro bene tecnico, il foglio. Praticamente. Stirare il foglio affinché non faccia le bolle d'aria. Bene, però io intanto ve lo faccio e poi vedete. Yeah.
certo. Senti, ma non si può fare meno dritta quella sopracciglia, gli fa un minimo di incurvatura, perché mi pare troppo squadrata. Io ci dissi che così mi pare Antonio Mosca. Io ho già l'ho stretta la sopracciglia. Guarda quella pistella, non c'ha fare uguale, ma tipo un minimo di... Ora mi metteri pure così. Curva verso il basso? No, qua. Ad ali di la curva Gaviano. Qua dentro, in basso, una specie piccola, almeno lieve, scusami. Perché Rita l'ha fatta così dritta, ma non era così nel ma il cielo come ti pare? Buono. Più lo vuoi più piatto, più mosso? No, buono. Stella, troppo perfezione. Ci vuole un lavoro che è fatto a mano, quindi... Va bene, occhio critico, grazie. Siamo dirette Facebook? No, no, siamo in registrazione. Ah, ok. Non sai come ci dobbiamo contenere. Se sapevo. Ma vi dovete contenere lo stesso, perché poi comunque faremo qualcosa di questo filmato. Quindi... Ho capito, ma magari c'è l'audio sotto. Yeah.
più. C'è un lino da scoop ora. Ha scelto me e padre non c'entra. Non voi avete se c'entriamo, scelto magari, no. Io ho scelto voi. Amatevi lo scriviamo grande. Più grande. Come amatevi io ho sotto amato. Al centro, secondo sì, me. Sì, esatto. E poi amatevi sotto come, e poi come io ho amato. Amato. Che scrivi con la sinistra? Capo, ma se tipo nel bianco ci buttassi un po' così a sfumare, cioè sul celeste ci buttassi del bianco un po' a sfumare, tipo nuvole? Qua sull'azzurrino. Poi non vuole il lenzuolo. Ancora lì c'è da sfumare, di là c'è da sfumare. Ma quale sfumature si vedono? Perché ci sono i pallini più scuri di blu. Le pigmentazioni. Blu. Scrocchio. Ciotola mi pare palesemente storta. Secondo me non la dovresti portare qua. Anche secondo me, solo devi aggiustare qualche le misure. Allora, mi serve il disegno, io me lo passo in fuori. Thank you.
Bravissimi, complimenti. Tu reggio shaft? Bravo, veramente. Di tutto quello che abbiamo fatto durante questo periodo pasquale, alla fine ciò che rimarrà sarà l'altare. Perché tutto quanto il resto, adesso prenderemo una bella scopa e spazzeremo tutto il nostro lavoro. E poi col tempo penseremo a quello che si deve fare l'anno prossimo. Finché ce la facciamo. Poi se questi giovinastri non si sbrigano, non funziona. Guarda, non è, alla fine non è una cosa maestosa. Bello, colori belli. Quest'anno abbiamo scelto questo rosso che finalmente, perché sempre giallo, bianco. È una cosa, diciamo, troppo sempre uguale. Lo facciamo insieme a Stella. Poi mi piace molto il movimento nelle composizioni, quindi spillo il collo. Mi piace. E questi sono i fiori che secondo me sono i fiori più belli che ci sono. Sono anche più belli delle rose. Si chiamano Lisianthus. Ce ne sono di vari colori, però il Lisianthus bianco secondo me è uno dei fiori più belli che ci sia. Quando si sposarono Carolina e Domenico, tutta la chiesa era addobbata con questi. Pure il mazzo di Carolina era con i Lisianthus. Mi piacciono molto. E i garofani, che ho scoperto recentemente essere uno dei miei fiori, io li ho sempre adorati perché piacevano tanto a mia nonna. E quindi mi sono sempre tanto piaciuti i garofani. Questo almeno rimarrà per un'altra settimana. Invece per il nostro tappeto non c'è che una cosa, una bella scopa. Vedi là, l'immancabile pedata. Ah. Beh, fortunatamente quest'anno la pedata è arrivata molto molto dopo che il tappeto ha svolto la sua funzione. Però inevitabilmente è arrivata, perché comunque poi alla fine le persone pensano che sia davvero un tappeto e quindi è inevitabile, cioè la pedata da che io mi ricordi non è mai mancata. È diventato un rito, la pedata è un rito, quasi quasi se non la vedo dico ma che è successo quest'anno? Cartello c'era, però se non c'è la pedata mi pare quasi che non abbiamo svolto bene il nostro lavoro e che quindi non sembra un tappeto se non c'è la pedata. La pedata non ci penserete, non ci crederete, ma la pedata è gratificante, vuol dire che il nostro lavoro è stato abbastanza buono, insomma. Allora, prossimo anno direttamente con la pedata. No, la pedata si può dare soltanto dopo il venerdì. Prima del venerdì la pedata è vietata, altrimenti ci sarebbe la gara a chi ci ammazza prima se non lo restauriamo, perché cioè, comunque deve svolgere il suo servizio, quindi se non fossimo in grado di risistemarlo la pedata la prenderemmo noi senza ombra di dubbio. Quindi adesso ci armeremo di una bella scopa, spazzeremo tutto e quei colori. Le polveri sono fatte con colla, origano, no? Questo qui è assenzio, fitinsuso, erba bianca e quello scuro è finocchio. Mentre le polveri sono in questa circostanza qui, perché poi dipende dal tipo di spessore che vuoi dalla polvere. In questa circostanza qua è fatto con colla per attaccare le mattonelle e poi con gli ossidi per colorare il ducotone. Quello è silicone. Abbiamo avuto una discussione infinita con un paio di muratori che dicevano non reggerà mai sulla terra, non reggerà mai sulle polveri, e in realtà poi ha retto, solo che noi prima di mettere il silicone abbiamo incollato le polveri a terra pensando che se il silicone non avesse retto, se non altro non avremmo lasciato buchi e non si sarebbe visto il pavimento.
Insomma, Maria, sei soddisfatta di questo lavoro di quest'anno? Sì, come sempre. Immagino. Sono soddisfatta perché quest'anno in maniera particolare pensavo che avremmo avuto maggiori difficoltà. Invece in realtà è filato tutto liscio, nel senso che ogni particolare è stato riprodotto una volta sola. Ci sono anni in cui, per esempio, un volto di Gesù lo montiamo e smontiamo 3-4 volte. Quest'anno è andato tutto liscio, come se, non lo so, è stato semplice, abbiamo fatto in fretta. E sono soddisfatta, certo, anche quest'anno siamo riusciti a mantenere in piedi questa tradizione. Come dicevo la volta scorsa, per me è fondamentale che tutto questo non muoia. Per questo continuo a dire alle ragazze, venite a vedere, non è vero che a voi toccherà solo il ruolo del tagliare il finocchio, non è vero, il finocchio lo posso tagliare pure io. Venite e provate. Ci sono talenti nascosti dentro di noi. Cioè, prendi una come me, io non so disegnare, però alla fine faccio questo lavoro. Chiedimi come, non lo so, però lo faccio. Forse sono stata così tanti anni a guardare che ce l'ho nel DNA, non te lo so dire. Se noi perdiamo le nostre tradizioni, cosa ne facciamo della nostra cultura? Non esiste, ragazzi, pensateci. Pensateci, venite a provare, venite a fare e ci vediamo l'anno prossimo. Altro soggetto, altro anno, altra vita. Ciao Leo!